Il dolore è uno dei sintomi più frequenti della maggior parte delle malattie reumatiche. Ecco perché questo tema non poteva mancare qui al 35esimo congresso nazionale dell'AISD, l'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore, dove su questo argomento si è tenuto un simposio molto interessante, molto partecipato. Ecco, ne parliamo col professor Coaccioli, che in questo ambito ha parlato della terapia con oppioidi. Professore, gli oppioidi li pensiamo normalmente più legati ad altri tipi di patologie, quelle oncologiche sicuramente, e in altri setting diversi da quello reumatologico. Invece, qual è il loro ruolo in reumatologia? Beh, il ruolo della terapia con oppioidi in reumatologia fa riferimento alla necessità del controllo del dolore cronico. Oggi c'è una rivisitazione della scala dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il controllo del dolore, la scala a 3 gradini, che tiene in considerazione solamente l'intensità del dolore, mentre invece quasi tutte le malattie reumatiche, essendo malattie reumatiche, malattie croniche, hanno bisogno di un controllo del dolore per lunghi anni e a volte per tutta la vita. Ecco, quali patologie reumatiche sta pensando in particolare? Ma io sto pensando soprattutto alle reumatiche degenerative, dove la entità dell'infiammazione è modesta e sono poco lunghi i periodi nelle quali l'infiammazione si manifesta. Per esempio l'osteoartrosi è una malattia degenerativa nella cui patogene ci sono momenti infiammatori. Questi momenti devono essere controllati per brevi giorni, per 3, 4, 5 giorni con farmaci antinfiammatori, ma per tutto il lungo periodo di manifestazione della malattia la sintomatologia dolorosa si deve controllare con basso dosaggio di farmaci oppioidi. Ecco, non ci può essere un rischio di assuefazione del paziente con questi farmaci? No, perché il rischio di assuefazione fa riferimento soprattutto a dosaggi medio-alti, cosa che nelle malattie reumatiche degenerative come l'osteoartrosi non si raggiunge. Ecco, recentemente sono state pubblicate le nuove linee guida dell'ACR, cioè dell'American College of Rheumatology, sul trattamento del dolore in reumatologia. Ecco, che spazio assegnano agli oppioidi e come la terapia con questi farmaci si posiziona rispetto alle altre che conosciamo meglio, come FANS, COXIB e quant'altro. Certo, questo lascia aperto lo spazio ad una discussione sulle malattie reumatiche, abbiamo detto le degenerative come l'osteoartrosi e le infiammatorie. È chiaro, per curare e per trattare una malattia infiammatoria, pensiamo all'artrite reumatoide, è necessario il controllo molto aggressivo dell'infiammazione. Per questo abbiamo gli anti-TNF, farmaci biotecnologici, per questo abbiamo antinfiammatori non steroidei. È chiaro che abbassando il livello dell'infiammazione, spengendo l'infiammazione, soprattutto con i farmaci biotecnologici, va a cessare anche il dolore, ma poi all'artrite si somma una artrosi secondaria all'artrite che può essere controllata con basso dosaggio di oppioidi. Le linee guida dell'American College of Rheumatology, pubblicate proprio nemmeno un mese fa, recepiscono queste istanze e segnalano la necessità di un impiego corretto della terapia analgesica, che prevede l'impiego dal paracetamolo agli antinfiammatori, ai biotecnologici, ai farmaci antidepressivi che hanno un ruolo nel controllo del dolore cronico e anche e soprattutto agli oppioidi a basso dosaggio.